Paolo Pancieri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'indagine sulla Terra dei Fuochi, inquinata solo una piccola percentuale dei terreni. Quello presentato oggi dal governo rappresenta un primo passo per arrivare alla bonifica di un territorio avvelenato dalle ecomafie con 20 anni di sversamenti illegali di rifiuti. Una prima mappatura dei 57 comuni, compresi fra la provincia di Napoli e Caserta, che fanno parte della cosiddetta Terra dei Fuochi. Le aree sospette sono il 2% del totale, 21,5 chilometri quadrati, ha rivelato il ministro dell'Agricoltura Martina. Sono stati individuati in particolare 51 siti per i quali risulta necessario prioritariamente proporre misure di salvaguardia per garantire la sicurezza delle produzioni agroalimentari per un totale di 64 ettari di suolo agricolo. Entro 90 giorni verranno effettuate nuove indagini per indicare i terreni interdetti alla produzione alimentare. Per i prodotti ortofrutticoli provenienti da quelli classificati a rischio è già scattato il divieto di vendita, ha spiegato la responsabile della salute Lorenzin. Noi abbiamo già approvato uno screening di massa su questi territori, abbiamo stanziato 50 milioni di euro con l'obiettivo di dare certezze alla popolazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.